Ok ragazzi, oggi parliamo di Smith Machine. Ora, uno dei commenti che spesso in questi anni sono stati fatti qua nel canale, quando si vedeva che utilizzava una Smith Machine, cosa stai facendo? La Smith Machine è un esercizio, è un macchinario del demonio, proprio partorito dal diavolo, che ha il solo scopo di fottere le articolazioni, tendine e legamenti a chiunque. Quindi vorrei cercare di far chiarezza su questo, perché è un macchinario che effettivamente utilizzo molto molto spesso e non sono assolutamente d'accordo su questo punto. E cercherò di far capire anche da dove nasce dal mio punto di vista questo fraintendimento. Allora, prima di partire col video però vi ricordo al solito che siamo online con Rhino Nation, il nostro portale dedicato a tutti i fomentini del fitness e del bodybuilding, dove potete trovare video esclusivi, articoli esclusivi e soprattutto i nostri log miei, di Giorgia, dei nostri atleti. C'è anche Luca Cavagna e i prossimi atleti che sponsorizzeremo con questo progetto, troverete tutti quanti lì, tutto quello che facciamo da un punto di vista di alimentazione, allenamento, integrazione, per la preparazione da gare, per l'off season, trovate ogni cosa. Ovviamente potete commentare, interagire con noi, fare tutte le domande del caso. Quindi Rhino Nation, trovate qua sotto il link e vi aspettiamo. Allora, quindi, Smith Machine è un macchinario che mi è molto molto caro. Qual è il problema di base? Allora, la critica principale che viene fatta alla Smith Machine è quella che, essendo un binario, con un bilanciere incastrato che fa su e giù, è un qualcosa che annienta completamente il movimento fisiologico di un'alzata. Ossia, quando vado a fare uno squat, quando vado a fare una panca, quando vado a fare un esercizio, un overhead press, eccetera, il bilanciere non si muove in questa direzione, ma molto spesso si muove in direzioni fisiologiche che rispecchiano quella che è la nostra biomeccanica. E questo è assolutamente corretto, nel senso che da questo punto di vista la Smith Machine è un movimento sicuramente molto costrittivo. Qual è il problema di base? Il problema è che quando noi diciamo faccio una panca piana alla Smith Machine, faccio uno squat alla Smith Machine, faccio un overhead press alla Smith, faccio uno stacco alla Smith, quel che vi pare, ci stiamo ponendo già di base male. Perché? Perché io la panca piana alla Smith Machine non è una variante di panca piana, è proprio un altro esercizio. Come anche lo squat alla Smith Machine non è una variante di squat, ma è proprio un altro esercizio. Se ci pensate, sono esercizi che sono molto più analoghi, molto più vicini a una chest press piuttosto che a un hack squat. Quindi è logico che se io vado a fare uno squat alla Smith Machine e ricerco l'esecuzione dello squat classico con bilanciere, sbaglio, mi faccio male in qualche modo, perché la Smith non me lo consente, semplicemente. Ma non è quello che devo fare. Il problema nasce proprio in questo. Se vado a fare una panca piana alla Smith e ricerco l'esecuzione di panca piana da PL, mi faccio male, perché il macchinario non è pensato per far quello. Cioè, non dovete riprodurre quegli schemi motori sul macchinario, dovete fare proprio un altro esercizio. Quindi una chest press alla Smith Machine, perché proprio per questo in inglese normalmente si dice chest press alla Smith Machine, non panca bench press alla Smith Machine, ma chest press. Se vado a fare una chest press alla Smith Machine, dovrò osservare delle regole esecutorie proprie, diverse da quelle della panca piana, ok? Fondamentalmente qual è il concetto? Pensiamo allo squat. Vado a fare uno squat alla Smith. Ora, normalmente in un movimento di squat è un movimento che prevede in simultanea un'estensione del ginocchio permessa dalla contrazione dei quadricipiti e un'estensione dell'anca permessa in primis dai glutei e in secondo luogo, in maniera sinergica, dai femorali. Questa sinergia di forze, diciamo, deve essere creata, deve essere settata in modo da avere una velocità angolare a livello dell'articolazione del ginocchio, a livello dell'articolazione dell'anca, tale per cui il movimento è fluido. Quindi né mi sbilancio indietro, magari andando a iperestendere subito l'anca, né mi sbilancio in avanti andando a iperestendere il ginocchio. Perché questo? Perché se lo faccio, cado, mi faccio male. Il peso di bilanciare mi porta o indietro o in avanti, ok? Quindi l'esecuzione dello squat è pensata per un bilanciere svincolato e per sollevare il carico con la massima efficienza possibile. Viceversa, se io vado a performare una Smith, tolgo alcune problematiche, nel senso che se io mi sbilancio tanto all'indietro, non casco, perché il binario tiene il bilanciere fermo. Allo stesso tempo, se mi sbilancio tanto in avanti, non casco, di nuovo perché il binario tiene il bilanciere fermo. Ok. Come andare a utilizzare e a sfruttare questa cosa? Lo squat è un movimento, come anche la panca piana e lo stacco, sono movimenti che sono sicuramente funzionali a prendere e avere dimestichezza con un certo schema motorio,
quindi con l'attivazione dei distretti muscolari, con la propriocezione scapolare, con una certa sinergia del gesto. Fantastici come movimenti. Però non è detto che siano movimenti che si adattino alla nostra biomeccanica per sviluppare un determinato distretto muscolare. Io personalmente con lo squat non credo svilupperò mai delle gambe importanti, perché per me, per la mia biomeccanica, è un movimento che mi richiede tanto sforzo sistemico, uno sforzo che poi si distribuisce su diversi distretti, in particolare poi sui glutei, poco sui quadricipiti. Allo stesso modo una panca piana mi ci trovo bene, attivo abbastanza bene il petto, ma c'è chi su una panca piana non sente assolutamente il petto e sente molto più un lavoro dei tricipiti. Questo perché, di nuovo, perché l'alzata è dettata da quelle che sono alcune regole che devono essere rispettate per non farsi male, per impedire al bilanciere di andare indietro, in avanti sballare. Ossia, devo avere comunque una certa sinergia del gesto, quindi quando vado a staccare la panca, depressione scapolare, devo andare a extra rotare, far arrivare il bilanciere al petto, spingere, cercare di attivare il gran dorsale come stabilizzatore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è fatto per avere la massima espressione di forza possibile senza farsi male. Quando io invece vado a lavorare su una Smith Machine, queste cose possono venire meno. Quindi immaginiamo, vado a fare uno squat alla Smith Machine, cos'è che posso concretamente fare? Ora, se io scendo in basso in buca e quando spingo in alto mi concentro molto più sull'estensione del ginocchio, cosa succederebbe con uno squat? Vado indietro, perché io con le punte spingo tanto in avanti, quindi mi concentro proprio sull'estendere il ginocchio e l'anca la cerco di tenere stabile, ma non mi ci fermo tanto. Però se faccio questo tipo di discorso con lo squat, io vado indietro. La Smith mi tiene vincolato. Però io, facendo questo lavoro di spinta con le punte e concentrandomi sull'estensione del ginocchio, comunque il bilanciere sale, caricherò molto meno. Il bilanciere sale perché è vincolato, il vettore forza che io vado a dare, dividendolo su due vettori, ne avrà uno verticale che mi permette di salire, che è logicamente ridotto, un'altra componente orizzontale si scaricherà sul binario che mi impedisce il bilanciere di andare indietro. Che cosa succede? La risultante è che io farò uno squat in cui sentirò principalmente i quadricipiti. È lo stesso discorso che si fa con l'hack squat, dove avendo dietro il pad che mi si fissa, mi tiene all'osso sacro, io posso buttare il bacino all'indietro, forzarlo all'indietro, cosa che logicamente su uno squat non posso fare. Quindi queste alternative sono pensate non per simulare o emulare le grandi alzate, ma per fare proprio tutto un atto schiena motorio. Quindi devono essere sfruttate come tali. E da questo punto di vista non ci sono costrizioni articolari fisiologiche, perché che cosa succede? Che io tutte le componenti non fisiologiche semplicemente le scarico sul bilanciere, cioè io spingo indietro, il bilanciere non va indietro, la Smith mi oppone resistenza, quindi semplicemente avrò un, possiamo dire, un calo di forza, un calo di performance se vogliamo, perché di nuovo una parte della mia forza la scaricherò sul macchinario. Però realmente non ci sono problemi da un punto di vista articolare o meno, ok? Perché? Perché non cerco di riprodurre uno squat, non posso riprodurre uno squat o una panca piana, perché sono vincolato e non ha senso farlo, assolutamente. Quindi, detto questo, Smith Machine è un macchinario effettivamente da utilizzare? Dal mio punto di vista sì, è un ottimo macchinario, perché è semplice di base, è vincolato a un bilanciere che va su e giù, e più sono semplici i macchinari meglio è. Tempo fa facevano le linee di macchinari, quelle più vecchie che vedete, la Panatta, Life Fitness, Technogym, era una cavolata. C'era un fulcro, una leva, da qua c'era un peso e tu devi spingere. Ti ci potevi settare come preferisci, semplicemente devi spingere. Adesso ci sono i macchinari convergenti, divergenti, su, giù, in cui per carità molti sono pazzeschi, ti ci trovi molto bene, però allo stesso tempo o ti ci trovi bene bene o non ti ci trovi affatto. Quindi più un macchinario è semplice meglio è. E cosa c'è di più semplice di un bilanciere che fa su e giù? Quindi io personalmente la adoro. Una Smith ci vado a fare una panca declinata, mi trovo molto molto bene. Ci vado a fare una panca inclinata, dalla slight incline, quindi lievemente inclinata, fino alla super incline. Un overhead press, squat, front squat, Bulgarian split squat. Un macchinario che adoro, veramente adoro, che non potrei allenarmi in una palestra senza Smith, assolutamente. Quindi dal mio punto di vista è da inserire assolutamente nelle vostre programmazioni, dovete spendere del tempo per testarlo. Il vantaggio principale rispetto alle grandi alzate è che sarete
più stabili, potete concentrarvi sull'attivazione di un muscolo specifico senza rischiare infortuni, e soprattutto siete guidati e lavorate in sicurezza, nel senso che la Smith un attimo, se cedete, dovete fare solo questo e riagganciate. Una delle mie prime volte che sono entrato in palestra, ho fatto uno squat alla Smith, non era fissata bene la Smith per terra, io spingevo con le punte e quella è slittata indietro, io subito ho riagganciato, non mi sono fatto niente. Quindi diciamo che è un macchinario sicuro, e quando si lavora ad alti gradi di effort di cedimento, lavorare con macchinari sicuri è sicuramente un'ottima soluzione, perché posso, se arrivo alla 50-50, ossia la ripetizione che 50% ce la faccio, 50% la fallisco, ci provo, male che vada, riattacco, non ci sono problemi di genere. Quindi rifletteteci su questo, la Smith non è assolutamente un macchinario del diavolo, del demonio, e se la utilizzate bene non vi fotte articolazioni, tendini, legamenti di qua di là, ma dovete semplicemente utilizzarla per quel che è, ossia non una variante di big lift, ma un esercizio a sé. Quindi come al solito adattate lo schema motorio su di voi, adattate il macchinario a voi e non adattatevi voi al macchinario. Quindi detto questo, scrivete qua sotto tutte le domande che vi vengono in mente e noi ci vediamo al prossimo video.